Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Brawl Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate dal nostro Discord pubblico che trovate qua sotto in descrizione. E passate anche dal nostro sito Viola, dove faremo le live stasera verso le 8:30. Se l'anticipo vi farò sicuramente un video dove vi avverto che saremo in live. Ma andiamo avanti con le notizie di oggi. Frank è andato in vacanza, si è andato a fare un pochino di vacanze nel fine settimana fuori, quindi non ha postato niente di interessante, ha postato soltanto qualche cosa sopra il championship che è appena trascorso e quindi andiamo a vedere qualche cosa di diverso che abbiamo trovato in giro. Per esempio questo bellissimo Nari War Engine, quindi Iris con una skin totalmente metallica, anche fatta molto bene in questa rappresentazione e molto tridimensionale. Sinceramente ci starebbe, molto cattiva. Questa è un'idea di un ragazzo su Reddit molto simpatica. Invece di mettere la cassa finale, che effettivamente non ce ne frega niente, potremmo fare una bella cosina, mettere una bella wheel a random, quindi una bella ruota della fortuna, con la possibilità anche di ottenere qualche gemmina. Non dico tanto come i reward che ha messo questo ragazzo, però sicuramente qualcosa di più simile, per avere la possibilità di trovare qualcosa di diverso. Questo è un bellissimo meme ragazzi, perché rappresenta la fortuna di questo Beryl, che effettivamente si è salvato eliminando il robottone, quindi rimanendo vivo con 120 di vita sopra alle fiamme, quindi non morirà perché ormai il robottone è stato ucciso. Infatti c'è la scena del robottone che lo osserva come dire: ah, è stata solo fortuna. Allora, ricordate lo Showdown Map Competition che ha fatto partire Mordeus spiegandoci che ci saranno appunto queste nuove fence all'interno del gioco? Un ragazzo si chiede: ma quella non è la mappa Toysen Lake? Sembra leggermente migliorata, o sbaglio? E Mordeus mette gli occhi dall'altra parte come dire: io non so niente. Queste rope fencing o staccionate di corda non possono bloccare attacchi, ma possono essere distrutte da alcune super e si connettono tra di loro con la corda quando sono a fianco a loro, quindi vuol dire se sono adiacenti uno all'altro si connettono automaticamente con la corda. Una cosa che mi ha fatto notare lo stesso ragazzo Andrex dell'altra volta sopra Twitter è questa cosa qui. La scatola che vediamo ribaltata con all'interno i pezzi dei robot che pensavamo fossero di un altro robot, effettivamente già sono presenti in gioco in basso a sinistra su una delle mappe di assedio. Infatti c'è lo scatolone con la testona con gli occhioni in quella maniera. Infatti guardate, identico ragazzi, la stessa roba che c'è dentro la scatola. L'altro giorno abbiamo visto questi node attaccati al muro della nuova immagine che appunto presentava Iris come nuovo brawler. E adesso l'abbiamo addirittura zoomate. Da una parte si vede un tranquillissimo Nani, quindi una Iris, un'immagine di un Iris. Dalla parte destra, sinceramente, quella sembra la riproduzione di una Pam, perché effettivamente la forma è abbastanza robusta, la faccione abbastanza grande, e possiamo vedere che ha un'arma in mano che la tiene a braccio. E dietro il borzone, quindi dovrebbero essere uno Nani, quindi Iris, e l'altra un'immagine della Pam. Niente di interessante. Questa è una delle mappe che sta partecipando appunto a quella competizione con le nuove rope fence. Le ha utilizzate qua e là e si possono anche vedere. La mappa è molto ampia e effettivamente non è parallela come tante mappe, a diversità interessanti che potrebbero cambiare la strategia in base a dove si spawna. Effettivamente è molto larga, con degli spazi comodi anche per copertura, quindi una mappa molto particolare. Che ne pensate? Potrebbe essere buona come mappa? Questa è un'altra idea molto simpatica, il team invite rifatto. Giustamente si potrà appunto mutare la persona direttamente da lì, dal team invite, oppure si potrà direttamente accettare e scegliere e mandare appunto quale modalità fare. Molto interessante, si potrà accettare o rigettare direttamente le persone che entrano nel team invite. Sarebbe molto più comodo di quello attuale, almeno si potrebbero anche controllare i profili di chi entra nel search. E niente ragazzi, ci ricascano sempre ogni santissima volta. Io mi chiedo come fanno sempre a sbagliare con queste abilità stellari. Ormai l'avete fatto già 2-3 volte durante le championship. Basta stare attenti a non sbagliare, mette l'immaginina. Ci vuole tanto impegno? No, ogni volta che siamo nelle championship ce n'è una sbagliata. Questa è un'altra idea che a me piacerebbe tanto, effettivamente leverebbe tanto il problema delle richieste di tante persone. E sono tante persone che dicono: ma perché non mettete le 2v2, ma perché non mettete le 5v5, ma perché non mettete la 1 versus 1, così io gioco contro un altro e vediamo chi è più bravo ad utilizzare quel brawler. Ecco, questa sarebbe la soluzione per tutti i vostri problemi. Non dovreste sentire più nessuna persona, perché chi vuole farsi l'1v1 lo farebbe in friendly. La possibilità di scegliere i settaggi della modalità friendly, della modalità amichevole, quanti bot volete
ne volete 30? Ne metti 30, ne vuoi 2, ne metti 2, ne vuoi 0 e vai solo contro un'altra persona? Fate l'1 versus 1, la quantità dei bot, la quantità dell'AI, quindi l'intelligenza dei bot, i danni che può far l'IGE, quindi va allenate pure a fare la botta entrata perché fa troppi danni, potete fare un sacco di cose, sarebbe l'idea più semplice del mondo. Questa immagine me l'ha mandata Zentak, ragazzi, è la sua schermata, si è buggata notevolmente, tutto nero e si è spostato tutto in alto il menu. Questo può succedere, ragazzi, se andate in dei menu tipo Facebook, WhatsApp o simili, quando state facendo il caricamento del menu di Brawl Stars. Quindi state attenti quando fate i cambi perché potete buggarvi il gioco molto facilmente. Questa clip me la manda Jix Brian o Jix Brian. Ok, andiamo a vedere che cosa fa, è uno di voi, ragazzi. Ok, intanto salva il corvo con una bella cura e fa anche una bella kill. E andiamo a vedere come va a fare il gol. Sicuramente fa un gol al rimbalzo. Vediamo un po'. Sbam, rimbalzino alla faccia loro e ci fa gol in faccia diretto. Questa clip viene da Reddit e si chiama Grazie e il primo. Andiamo a vedere che fa sto il primo. Eccolo, è il primo in difesa. Cioè, da una mano a robottone, seriamente? Gli fa scavalcare il muro e lo fa vincere all'avversario così a secco. Vabbè, grazie il primo, effettivamente ci hanno ragione. Il titolo di questa clip è come... Ok, andiamola a vedere. C'è questo Cream che è un il primo. Perfetto. Si è salvato con 15 di vita, si è salvato dall'esplosione, nasce il suo compagno, giampa e rimane vivo con 15 di vita senza prendere le fiamme. GG. Questa clip è molto semplice e si chiama Double Kill con Iris, quindi doppia uccisione. Andiamola a vedere. Oh, guardate la Maxine scappa, boom. No, poraccio, quello stava là tranquillo nel cespuglio, rilassato. Cioè, riguardiamola. Ecco, guardate, corre, sbam, e li prende tutti e due. Sembrerebbe che c'è una... Sembra che c'è un bug nell'animazione appunto della raccolta della lampada dalla borsa di... del nostro Gelindo, della skin del nuovo Gelindo. Andiamo a vedere. Olè. La lampada vola da sola e va a finire direttamente sul dito di Gelindo senza problemi da dentro al borsone. E non da sopra al borsone, ma proprio da dentro, esce direttamente. Ok, si può anche capire perché è comunque una skin di un gioco per smartphone. Però dai, insomma, un pochino d'attenzione. Questa clip si chiama Guardate cosa succede a Bo. Diamo una occhiata a Bo. Oddio, Bo si è teletrasportato sulla rete, ragazzi. Guardatelo, riguardatelo. In atto a sinistra sulla rete. Ah, ma ci va a finire sopra Bo, a random. Questa clip si chiama Grazie Gelindo per il tuo servizio. Andiamola a vedere insieme, ragazzi, vai. Olè, vediamo questo Young, che è un bull, bello che si fa la passeggiata, cercando di rimanere vivo. Là c'è un bombardino, guardate, ha trovato il jump del Gelindo messo lì all'angolo e precisamente in volo sul bombardino. Boom, grazie del tuo servizio, Gelindo. E siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Brawl Stars, ragazzi, arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, passare al nostro Discord pubblico che trovate qua sotto in descrizione, passare dal nostro sito Viola dove dovrei essere in live questa sera alle 8:30, se anticipo la live sicuramente vi farò un video su YouTube che vi avverte appunto che andiamo in live su Twitch, ragazzi. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video.